Ciao a tutti, bentornati. Oggi, nella seconda puntata della Z Painting School, vedremo la wet palette. Vi mostrerò due tipi di wet palette. Una fatta artigianalmente in casa, fai da te. Vi mostrerò come farla, come si utilizza. L'altra che metteremo a confronto invece è una wet palette di una nota marca, la Red Grass Game, una delle più famose wet palette in circolazione, di cui faremo anche l'unboxing perché mi è appena arrivata, quindi la apriamo insieme e vediamo anche il contenuto della confezione. Ma prima vedremo che cos'è una wet palette e a che cosa serve. Ready? Go! La wet palette altro non è, come dice il nome, una tavolozza per colori. Il suo scopo è quello di ospitare al suo interno i colori acrilici, garantendo loro, grazie al fatto che ricrea un ambiente umido, una lunga durata, dandoci così la possibilità di usare i colori molto più a lungo nel tempo, addirittura mesi. Diversamente i colori tenderebbero a seccarsi e raggrumarsi, quindi ad essere inutilizzabili, oltre che a rallentare il nostro lavoro costringendoci ad usare altro colore con conseguente spreco. Altro grosso vantaggio della wet palette è quello di vedere i colori già sott'occhio e di poter, già sulla tavolozza stessa, preparare le miscele con le sfumature intermedie, così da avere i toni che ci servono, ad esempio per sfumare rapidamente. Per farla avremo bisogno di un contenitore per alimenti con chiusura ermetica. Deve essere ampio ma basso, il più possibile, di una spugna, in questo caso ne ho tagliata in due pezzi per fare un po' di spessore. L'importante è la spugna e che abbia meno disegno, decorazioni possibili, che sia più liscia possibile. E infine della carta da forno, tagliata anch'essa su misura, di acqua distillata. Perché acqua distillata? Perché non lascia residui calcarei ed evapora di meno. Di conseguenza, all'interno della wet palette va a ricreare un ambiente umido per più tempo. Inserire le spugne all'interno del contenitore. Facendola arrivare a livello, prenderemo il nostro foglio di carta da forno, già tagliato su misura, e lo andremo ad applicare sopra. Aiutandoci con le mani e con un pennello. Eliminiamo le bolle d'aria e la nostra wet palette artigianale è pronta. In questo modo, sulla superficie, il colore che andremo a mettere rimarrà sempre umido. Quindi non seccherà e si conserverà a lungo. Un'altra accortezza è quella di chiudere la wet palette ermeticamente per circa 2-3 minuti, una volta preparata. In questo modo daremo modo di crearci un ambiente umido all'interno che farà aderire ancora meglio lo strato di carta da cucina che abbiamo messo, rendendola così perfetta per l'utilizzo. Quando avete finito di utilizzarla, ogni volta è sufficiente richiuderla. Se, e questo vale sia per questa wet palette, sia per quella che vedremo a breve della Red Grass Game, o di qualunque altra marca, se non utilizzate la wet palette per lungo tempo, intendo una settimana, potete riporla anche in frigo, per mantenere i colori sempre freschi. Ora vediamo i pro. Economica, circa 6-7 euro di spesa, e il suo lavoro lo fa egregiamente. Io l'ho utilizzata per molto tempo con ottimi risultati. Di contro è un po' lunga e macchinosa da preparare, infatti i vari fogli di carta cucina vanno tutte le volte ritagliati su misura esattamente, c'è da perderci del tempo dietro, però comunque ne vale la pena. E un altro svantaggio è che la spugna che abbiamo utilizzato da mettere sotto dura poco e va cambiata spesso.
questa facciamo l'unboxing, visto che ne ho dovuta prendere una nuova dopo che mio figlio ha preteso la mia. Preciso che questa è una Painter Size, dimensione 15 cm x 20, diciamo quella standard. Costa 26,90€ sul sito della Red Grass Game e 29 su Amazon. Eccola qua. Allora, all'interno troviamo il pacco con la wet palette ben sigillato, due spugne, queste hanno una lunga durata, molto lunga, ogni tanto bisogna dargli una pulita, una sciacquata per rimuovere quella patina che si viene a creare sopra, un po' oliosa. 50 fogli idratanti. Questi fogli sono monouso, costano 7,90€ sul sito della Red Grass Game, 11,16€ su Amazon. Hanno la misura esatta per la loro wet palette, giusto un pelino più piccoli, ma sono molto validi. E poi all'interno di questa versione c'è anche questa guida scritta da Angel Giraldez. Riassume un po' quello che vi sto dicendo oggi, un po' di teoria del colore, le intuizioni, tutte cose interessanti comunque. Apriamo il pack della wet palette, ecco, salta subito fuori l'elastico. Questo elastico serve a tenere chiusa la wet palette in modo ermetico. La struttura in plastica, all'interno è ruvido per garantire che la spugna una volta messa non scivoli. Ok. Il vantaggio di questa spugna è anche che è molto molto liscia. Non presenta, come ad esempio nella wet palette artigianale, delle striature dovute alla forma della spugna, che una volta applicato sopra il foglio di carta da cucina, nella versione appunto che abbiamo visto, c'è il rischio che formi delle bolle d'aria. In questo caso, essendo perfettamente liscia, non crea bolle d'aria. Acqua distillata. Anche in questo caso è importante che il livello dell'acqua non superi la spugna. Dopodiché andiamo ad applicare il nostro foglio di carta idratante. Lo appoggiate, aspettate un attimo, anche se vedete che si arriccia, non vi preoccupate perché nell'arco di brevissimo vedete che va a posto da solo. A questo punto la chiudiamo e aspettiamo 2 minuti. Mentre aspettiamo 2 minuti vi dico i suoi pro e i suoi contro. I pro sono sicuramente i materiali di qualità e perfettamente compatibili fra loro. Inoltre la velocità e praticità d'uso. Di contro abbiamo un costo più elevato di partenza e i fogli che, essendo monouso esattamente come quelli della wet palette artigianale, sono, cioè quando finiscono comunque vanno ricomprati e hanno un costo, perché comunque la qualità di questi fogli è decisamente superiore a quella dei fogli utilizzati con la carta forno. Quindi se decidete di optare per una wet palette come questa, mettete in conto il costo dei suoi fogli specifici. I 2 minuti sono passati, eccola qua, la nostra wet palette è pronta all'uso. Un'altra caratteristica interessante sono questi magneti che ha su tutti i lati. Esistono accessori compatibili, sempre della Red Grass Game, compatibili con questa e altre wet palette, perché esistono anche misure diverse di questa wet palette, c'è una versione XL che è ancora più grande. Ci sono accessori compatibili come maschette per miscelare i colori, che vanno benissimo ad esempio per utilizzare dei wash, dei lavaggi
si agganciano con la calamita clic, e rimangono attaccati qui a fianco, sono molto comodi. In questo caso io non ho un vero e proprio consiglio da darvi su quale delle due sia meglio. In fin dei conti entrambe svolgono il loro lavoro, quindi è più una questione di comodità. Se avete la possibilità di acquistare una Redgrass Game o altra marca, anche se io vi consiglio Redgrass Game perché la conosco, avrete un vantaggio in praticità, comodità, ed è comunque una wet palette pluritestata con fogli pronti su misura. Diversamente, con quella fai da te avete un significativo risparmio, ma c'è un po' di scomodità, come vi dicevo, nel dover preparare i fogli su misura ogni volta. Quindi diciamo che è puramente una motivazione economica, ma entrambe svolgono il loro lavoro. Metteremo un blu, un azzurro, e un bianco. Grazie alla wet palette abbiamo i colori che si mantengono freschi e possono essere utilizzati per più tempo. Inoltre abbiamo la possibilità di sfumare direttamente sulla wet palette i colori. In questo modo possiamo avere già pronte tutte le varie tonalità intermedie che ci possono servire per il nostro lavoro. Ecco qua. Come vedete qui andiamo dal blu al bianco con tutte le varie sfumature di colore. In questo modo riusciamo a creare una sfumatura di colori attingendo direttamente dalla wet palette molto rapidamente, quindi se noi abbiamo bisogno in fretta di un colore possiamo venire a pescarlo nel punto di gradazione che preferiamo. Come avete visto, la wet palette è uno strumento fondamentale, assolutamente indispensabile. Che voi scegliate di avere, diciamo, una wet palette fai da te o una wet palette comprata da una marca qualsiasi, dovete assolutamente averlo. Grazie ad essa infatti riuscite ad avere sempre i colori freschi, pronti all'uso, e a miscelarli correttamente direttamente sulla tavolozza e a rendervi conto delle varie tonalità di colore e gradazione. In questo modo potete andare a pescare velocemente il colore che vi serve per poter sfumare, ad esempio. Bene ragazzi, spero che anche questa puntata vi sia piaciuta e che sia stata più che altro utile e interessante. Vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale per non perdere le prossime puntate. Se vi è piaciuto o se volete qualche altro approfondimento a riguardo, scrivetemelo pure nei commenti. Ci vediamo alla prossima, grazie, ciao!